Buongiorno, sono in vigore da oggi le nuove regole per l'emergenza pandemica. Il governo ha deciso anche di prorogare alcuni provvedimenti in scadenza, mentre prosegue il confronto con le regioni per nuove norme. E da oggi è in vigore anche l'obbligo vaccinale per gli over 50. I servizi di Francesca Cosentino e Sara Lorusso. Nella lotta alla pandemia si entra in una nuova fase. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato alcuni provvedimenti in scadenza legati all'andamento e alla decrescita della curva epidemiologica a cui si sta assistendo da alcuni giorni. Prorogato ma solo fino al 10 febbraio l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto su tutto il territorio nazionale e sempre fino al 10 febbraio l'obbligo di tenere chiuse le discoteche. Nuovi provvedimenti in materia di Covid sono attesi già col prossimo Consiglio dei Ministri. Riguardano, come chiesto dalle regioni, una semplificazione delle norme col superamento delle fasce dei colori tranne la fascia rossa e un diverso conteggio dei ricoveri ospedalieri, escludendo i pazienti positivi ma asintomatici che occupano un posto letto per altre patologie. E poi per le scuole un allineamento delle regole per le elementari come per le medie e le superiori, con l'obiettivo di lasciare in DAD un numero sempre più basso di studenti e di far effettuare meno tamponi. Intanto da oggi, 1 febbraio, è entrato in vigore l'obbligo almeno del Green Pass base, che si ottiene anche con un tampone negativo, per accedere a tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli legati ai servizi essenziali come alimentari, farmacie e carburanti, ma anche per accedere a banche, poste e uffici pubblici. Sempre da oggi scattano le multe di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora provveduto a vaccinarsi, mentre dal 15 febbraio i lavoratori con più di 50 anni saranno obbligati ad esibire all'ingresso del luogo di lavoro il Super Green Pass. Siamo arrivati preparati, l'azienda ci ha dato le giuste indicazioni per come ci dovevamo comportare. L'unica cosa, abbiamo già notato qualche giorno fa qualcuno che chiamava in negozio per sapere se noi dovevamo chiedere il Green Pass o meno. La maggior parte delle persone che entrano sono proprio loro a proporre il Green Pass, non c'è neanche più bisogno di doverlo chiedere. Pioggia e basse temperature, nel centro di Potenza quasi una prova generale per il primo giorno di Green Pass obbligatorio anche in negozi di beni non essenziali. Molta gente è entrata col Green Pass, sì, qualcuno l'ho controllato, però è più una cosa mia personale. Si è creata molta confusione comunque. C'è stata un po' di confusione all'inizio, probabilmente poi hanno fatto qualche ritocco per rendere più snella, più agevole anche l'ingresso delle persone in attività come la nostra, insomma, di cultura. Assistenza aggiuntiva garantita alle poste, dove era anche giorno di ritiro pensione. Negli uffici postali che sono dotati di gestore code come questo, l'accesso viene garantito attraverso il controllo al totem. Negli uffici postali invece, dove il totem e quindi il gestore delle attese non è presente, il controllo avviene direttamente agli sportelli. Nei prossimi giorni i controlli andranno avanti. Per evitare sanzioni, l'appello è sempre la collaborazione. Una risposta molto responsabile da parte della comunità. 38.775 controlli e abbiamo applicato 94 sanzioni per inosservanza all'uso del Green Pass. Sono dei numeri bassi a fronte di controlli importanti.